Puntata speciale di Polifemo, quella di stasera. Ci occupiamo di un convegno davvero importante che da Lustro a Taranto, un convegno che si svolge a Taranto, nella città Bimare, presso l'hotel Mercure Delfino, corso pratico teorico, aggiornamento sulle patologie polmonari, e presieduto e curato dal dottor Scoditti. È un argomento di particolare interesse se consideriamo la situazione di Taranto. È a tutti nota, anzi arcinota, il quadro ambientale, e quindi si registra un proliferare delle malattie. E allora quale migliore sedes materie se non appunto quella di Taranto? È davvero uno sforzo notevole aver organizzato questo convegno con illustri relatori. Allora noi sentiremo appunto al termine di quasi tutte le relazioni, proprio attraverso le interviste, i punti fondamentali dei loro interventi. E prima di addentrarci con i vari interventi dei relatori, facciamo gli onori di casa con il dottor Scoditti, che è poi colui il quale ha organizzato e presiede l'evento. Professore, la materia è molto complessa. Intanto la prima cosa che mi domando, è la cittadinanza si domanda se si è registrato un incremento e in che misura delle patologie respiratorie, e poi ovviamente le strategie terapeutiche, diagnostiche, farmacologiche e quant'altro da mettere in campo. Sì, sicuramente negli ultimi anni l'aumento delle patologie respiratorie è ben documentata dai dati statistici. Basta pensare, nel 2015 ci sono state 8 milioni di persone morte per danni da fumo di sigaretta, cioè il 10% di tutti i decessi totali nel mondo. Consideriamo che in Italia si registra una mortalità intorno a 17.000-25.000 persone all'anno che muoiono per danni da fumo. Quindi si capisce benissimo che il problema è grosso. La patologia polmonare, la broncopatia cronica ostruttiva, sembra che sia adesso collocata al quarto posto tra le cause di mortalità, quindi dopo le patologie neoplastiche e dopo le patologie cardiovascolari. Ebbene, il problema è grosso, perché questo comporta un aumento dell'assenza dal lavoro, un aumento della mortalità e ovviamente dei costi sociali. Sono dei costi sociali notevoli, e quindi noi dobbiamo fare in modo, e questa è la cosa fondamentale, di fare una diagnosi precoce. Diagnosi precoce significa intervenire negli stadi iniziali della malattia, ma non quando invece il paziente viene da noi a dire io ho l'affanno. Questo è già una fase ormai tardiva, quindi noi dobbiamo essere bravi, chiaramente con l'ausilio dei medici di medicina generale, che sono il fulcro di tutta la situazione. Il punto di partenza, il primo approccio, l'interfacciarsi primario. Perché il paziente non va direttamente dallo specialista pneumologo, ma va inizialmente dal medico di medicina generale. Quindi è il medico di medicina generale che deve stare attento ad alcune particolarità, tipo fumatore, affanno, tosse. Questi segni fondamentali servono per poter fare una diagnosi. Diagnosi precoce consiste praticamente in una semplice spirometria. Ovviamente l'esame spirometrico non è tutto, perché bisogna approfondire con ulteriori accertamenti, quali esami radiologici, la TAC, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi noi siamo in grado di poter intervenire negli stadi precoci della malattia con farmaci adeguati. Parliamo di nuovi beta-2 stimolanti ultra long acting dei LAMA, di cui sarà il dottore De Benedetto il relatore di questa relazione, e quindi se noi interveniamo con questi farmaci possiamo ridurre la progressione della malattia, possiamo ridurre la ospedalizzazione, possiamo ridurre la mortalità. E tutto questo è una cosa di fondamentale importanza per la gente, che ovviamente è esposta non soltanto al fumo di sigaretta, ma è esposta purtroppo anche a fattori di inquinamento atmosferico.
Taranto purtroppo non gode una grande fama perché con alcuni presidi industriali purtroppo è oggetto di questo danno. Tuttavia si stanno migliorando gli approcci a livello regionale, nazionale, sulla prevenzione e tutto questo tornerà utile alla gente. E partiamo con il dottor Mimmo Nume, presidente dell'Ordine dei Medici di Taranto. Dottor Nume, come detto nella premessa, nella presentazione, Taranto vive una realtà drammatica e le patologie polmonari purtroppo stanno raggiungendo picchi, stanno facendo registrare un'escalation davvero preoccupante. Ecco il valore di questo congresso e anche le strategie da porre in atto per, non dico fermare il fenomeno, ma fronteggiarlo anche da un punto di vista medico. Sì, è importante confrontarsi, è importante mettere in rete le competenze, le capacità e anche le disponibilità strutturali in una città come Taranto che, come lei giustamente ha anticipato, vive drammaticamente in molti casi questo fenomeno. La medicina, la professione medica a Taranto c'è. C'è in molti posti, nel pubblico, nel privato, in una virtuosa integrazione di capacità e ruoli. Abbiamo necessità di una, probabilmente di una maggiore attenzione, di un coordinamento migliore e una occasione come quella di oggi in cui autorevolissimi esponenti della pneumologia sono a confronto è di sicuro utile a far crescere anche la professione medica in questa città. Avvocato Fiorino, amministratore unico della Cassa di Cura San Camillo di Taranto, un convegno in cui c'è ovviamente uno sforzo notevole organizzativo. Finalità, obiettivi. Io sono orgoglioso e contento perché l'organizzatore del corso è il primario di pneumologia della Clinica San Camillo, quindi sono doppiamente interessato. E naturalmente gli obiettivi, una città come Taranto, nel cuore dell'Ilva, con tutti i problemi di salute, di problematiche proprio pneumologiche, aveva bisogno di accrescere culturalmente questa patologia e questi lavori, quindi i lavori di oggi vengono a fagiolo, come suol dirsi, quindi auguro un buon lavoro a tutti. Il dottor Stefano Nardini ha tenuto la lettura magistrale Asma, fenotipi e valutazioni terapeutiche. Ricordiamo che il dottor Stefano Nardini è direttore della pneumologia dell'ospedale Vittorio Veneto, provincia di Treviso, nonché presidente del Centro Studi Società Italiana Pneumologia. Una relazione molto dettagliata e mi hanno colpito due aspetti particolari. Uno, la necessità di rendere la vita il più normale possibile all'asmatico e poi ancora il discorso relativo alla efficacia o inefficacia del trattamento. Quali possono essere le ragioni, per così dire, ostative all'efficacia del trattamento? Partiamo dunque dal primo tema, quello di normalizzare la vita dell'asmatico. Sì, questo è un punto fondamentale che ovviamente parte dalla necessità di fare una diagnosi precisa e corretta e poi di far seguire alla diagnosi precisa e corretta una terapia appropriata. Dal punto di vista nostro di specialisti questo è essenziale perché una terapia appropriata oggi è in grado di garantire una vita normale a tutte le persone che sono affette di asma, a meno che l'asma non sia estremamente grave, e dove per vita normale si intende una vita senza limitazioni. Per dare un esempio, campioni olimpionici erano sofferenti di asma. Ecco, andando poi al discorso della efficacia o inefficacia del trattamento, quali possono essere le ragioni mediche ovviamente che determinano una certa resistenza?
Ma le ragioni possono essere molteplici e sarebbe lungo elencarle tutte. E il primo punto da tenere presente per noi è essere certi che la diagnosi è quella giusta, cioè rivedere la diagnosi per vedere se è stata fatta effettivamente la corretta, il corretto approccio diagnostico. Una volta stabilito questo, le cause più frequenti di fallimento terapeutico o parziale o totale, nel senso che non si è ottenuto un controllo totale della malattia e una vita normale, in genere sono o che la persona non riesce a prendere le medicine come è stato prescritto, perché è troppo difficile, perché è troppo complicato, perché si tratta di troppi farmaci, oppure può essere che fuma. Purtroppo il fumo di sigaretta, che soprattutto nei ragazzi è molto diffuso e non ha barriere nei confronti della persona asmatica, è in grado di aggravare la malattia e di ridurre l'effetto dei farmaci. Dottore, ovviamente la medicina è tutta in itinere e quindi obiettivi da raggiungere, da perseguire. Ecco, quali i prossimi obiettivi nella ricerca? Beh, noi abbiamo già degli obiettivi particolarmente ambiziosi, intendo noi come comunità scientifica internazionale, non noi come italiani in particolare, che sono quelli di stabilire quali sono i meccanismi che portano effettivamente alla crisi asmatica, anzi all'aggravamento delle condizioni dell'asmatico e alla crisi asmatica in particolare. L'obiettivo però non cambia, qualsiasi sia da parte nostra l'impegno per definire nel dettaglio i meccanismi che portano alla malattia, l'obiettivo è quello che abbiamo definito prima, una vita normale per la persona che ha l'asma. Asma e reflusso gastroesofageo è l'argomento sul quale ha relazionato il professor Emilio Marangio, docente universitario di malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli Studi di Parma. Professore, il quesito che ci si pone e di cui lei ha parlato è questo: ma è l'asma che determina il reflusso? O viceversa è il reflusso che determina l'asma, perché poi ovviamente capire il rapporto di dinamica causa-effetto, il rapporto dinamico causa-effetto è fondamentale ai fini della individuazione della patologia e della relativa terapia, diagnosi e terapia. È possibile che il reflusso generi l'asma, ma è altrettanto vero che la terapia antiasmatica può indurre il reflusso e quindi in questo si viene a generare un circolo vizioso e di conseguenza il soggetto asmatico che viene trattato in maniera per risolvere la sua patologia inneschi un meccanismo refluente e peggiora la condizione del soggetto asmatico. A oggi quello che noi sappiamo è che spesse volte il soggetto con reflusso gastroesofageo per una serie di circostanze produce questo acido cloridrico che va a innescare dei meccanismi sulle vie respiratorie e quindi può peggiorare l'asma, ma è altrettanto vero che molti farmaci antiasmatici creano una condizione di sfavorevole sulla valvola dello stomaco e quindi di conseguenza risale questo reflusso. La cosa importante è cercare di individuare se effettivamente esiste questo reflusso, individuare la causa, quindi la stretta collaborazione fra lo pneumologo e il gastroenterologo per poter venire a capo della patologia e quindi personalizzare il trattamento. La ringrazio. Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota come BPCO. Affrontiamo l'argomento col professor Fernando De Benedetto, docente per quanto attiene le malattie dell'apparato respiratorio relativamente alla scuola di specializzazione dell'Università di Chieti. Nella sua relazione, nel suo intervento, professore, lei ha sottolineato i nuovi approcci terapeutici. Ciò vuol dire anche che la BPCO non è più quel male considerato quasi irreversibile, come se fosse una condanna. Ci sono delle migliorie che ovviamente aprono le speranze per i pazienti. Sì, la sua domanda è molto appropriata perché i documenti scientifici di alcuni anni fa iniziavano con una dichiarazione che già allontanava il paziente, perché diceva malattia cronica ad evoluzione progressiva su cui non c'è nessuna efficacia terapeutica e l'unico intervento che dimostra qualche
una qualche efficacia alla cessazione del fumo. Naturalmente già questo terrorizzava i pazienti e toglieva l'entusiasmo ai medici, perché curare una malattia che di fatto va avanti da sola, invece in realtà si è visto che intanto si dispone di molecole che sono efficaci, di molecole che agiscono su diversi punti di questa malattia e che quindi sono fortemente attive, di molecole che sono comode per il paziente perché sono state costruite dal punto di vista farmacologico in maniera tale da avere un'assunzione nella stragrande maggioranza dei casi una volta al giorno e quindi sicuramente pratica per aumentare l'aderenza al paziente, e si è tenuto conto, si è studiato in maniera un po' più approfondita questi pazienti per costruire, avendo tanti farmaci a disposizione, ad ognuno il vestito giusto che potesse essere il più efficace per lui. Si parla appunto di terapia sartoriale, di terapia personalizzata, proprio ad persona. Ad persona, in modo tenendo conto di quelli che sono i suoi stati, i suoi fattori di rischio, che il suo livello di gravità di malattia, di quelle che sono le sue manifestazioni cliniche. Noi abbiamo tra tutti questi farmaci che sono da soli o in associazione fra di loro la possibilità di scegliere nella maniera più appropriata, e la sensibilità a questo punto dello specialista gioca un ruolo fondamentale. Il tutto non risolve il problema, ma lo arresta, ne arresta l'evoluzione, ne arresta la progressione. E aumenta le aspettative di vita, ovviamente, anche di qualità per certi aspetti. Esatto, migliora sicuramente la qualità di vita di questi pazienti perché li stabilizza, e quindi questi pazienti nel tempo avranno meno ricadute e quindi non peggioreranno. Proseguono le relazioni appunto dei medici, degli specialisti, dei luminari convenuti in questo incontro, e siamo di nuovo con il dottor Alfredo Scoditti, che è l'organizzatore dell'evento, e il dottor Scoditti ha relazionato sullo stato nutrizionale nel paziente polmonare cronico. Ecco, la patologia deve necessariamente interfacciarsi con questo aspetto nutrizionale. Certamente, il paziente che ha una patologia bronchiale cronica purtroppo non è mai un paziente ben nutrito, è un paziente che comporta uno stato di malnutrizione, che noi dobbiamo ovviamente approntare questo aspetto, perché non soltanto dobbiamo pensare all'aspetto funzionale tipo respiratorio, ma dobbiamo affrontare il problema dell'alimentazione, dello stato nutrizionale, perché è stato ben documentato: più è grave la patologia bronchiale, più aumenta la mortalità di questi pazienti. Non soltanto, ma più sono magri e più riacutizzano. Quindi l'aspetto nutrizionale non è un aspetto da sottovalutare, ma va valutato nel contesto dell'approccio al paziente polmonare respiratorio cronico. Ebbene, dati veramente eccezionali hanno documentato come la supplementazione con alcune sostanze che migliorano la performance del paziente determina un aumento delle tolleranze allo sforzo, una ridotta dispnea, una riduzione dell'ingresso in ospedale per riacutizzazione e, una cosa importante, ripeto a dire, una riduzione della mortalità. Eccoci in compagnia della dottoressa Sara Tomasetti, lei è responsabile del gruppo di studio AIPO per le interstiziopatie, nonché opera presso la struttura ospedaliera di Forlì. Ha relazionato sulla terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica, passato, presente e futuro. Ecco, tracciamo un excursus, ovviamente in tempi televisivi rapidi, proprio a tracciare questa evoluzione nel tempo. La terapia della fibrosi ha conosciuto grandi stravolgimenti negli ultimi anni, con un passato recente che inizia nel 2012 con la pubblicazione dello studio Panther, che ci ha insegnato che la triplice terapia che facevamo non deve essere fatta perché può essere dannosa per i nostri pazienti. Andando avanti con il 2014, anno in cui sono stati pubblicati contemporaneamente sul New England Journal of Medicine i due studi che hanno rivoluzionato la terapia, sul pirfenidone e sul nintedanib, farmaci che si sono dimostrati efficaci nel ridurre la progressione di malattia. Il pirfenidone è un farmaco che conosciamo molto bene, prescrivibile già da qualche anno. Il nintedanib è prescrivibile, sarà prescrivibile a brevissimo, in quanto l'AIFA ne ha appena valutato la rimborsabilità.
Quindi speranze, elementi su cui sperare, una evoluzione farmacologica che apre nuovi orizzonti. Io credo proprio di sì, soprattutto pensando e puntando a una terapia di combinazione o tra queste molecole o con le nuove molecole che sono ancora in corso di studio. Credo che già la storia naturale della malattia è decisamente meglio di quella che era 10 anni fa e penso che sarà ancora meglio nel prossimo futuro. Quindi indubbiamente abbiamo speranza per i nostri pazienti e le loro famiglie. È il momento del professor Onofrio Resta, direttore del Dipartimento Cardiotoracico dell'azienda Policlinico di Bari. Il professor Resta ha dato vita ad una lettura magistrale appunto avente ad oggetto la fisiopatologia ed inquadramento dell'OSAS. Professore, intanto a beneficio di chi non ha molta dimestichezza con la materia, a beneficio di tanti telespettatori, parliamo di problemi relativi alla respirazione nel sonno. Ma il sonno è la parte più importante della giornata dal punto di vista della respirazione, ma anche del cuore, perché durante il sonno si complicano o peggiorano situazioni che esistono durante la veglia o si creano situazioni come la sleep apnea, che è una malattia che capita durante il sonno ma anche dà ripercussioni durante il giorno. Ecco, lei ha sottolineato, si vedeva dalle slide, le patologie relative al sonno, alla respirazione durante il sonno non si limitano all'OSAS. Assolutamente, quella è una parte importante, ma il cardiologo ha dei problemi di sleep apnea centrale, ci sono problemi di ventilazioni ridotte, ci sono problemi legati alla COPD. Quindi bisogna conoscere bene uno spettro importante in cui però l'OSAS è la parte più importante, ma tutte insieme fanno almeno il 30% della popolazione se uno le va a cercare. Ecco, considerando un po' l'evoluzione, i vari miglioramenti che si sono verificati negli anni, anche attraverso le nuove strumentazioni, frutto della evoluzione tecnologica, ecco, a che punto siamo, in che misura la tecnologia comporta dei benefici? Beh, non è che abbiamo fatto molti passi avanti, il gold standard, cioè quella cosa che si usa e che dà sicuramente il beneficio, è il ventilatore tutte le notti per almeno 5 ore per tutta la vita, la CPAP, che è nata nel 1982 e che resiste. Certo, abbiamo perfezionato le CPAP, sono molto più facili da usare, però il nostro obiettivo dei giovani sarà quello di trovare altre vie. Lavorare per esempio sulla dilatazione di muscoli che devono lavorare di più, devono dilatarsi di più attraverso la stimolazione dell'ipoclossal, la terapia posizionale, gli apparecchi ortodontici, gli interventi chirurgici, anche microinvasivi, possono aiutare molti di quei soggetti che non sopportano la CPAP e che sono il 50% della popolazione malata. Professore, lei ha fatto riferimento anche a una interazione, a un lavoro di equipe, per così dire, tra gli specialisti in otorinolaringoiatria e gli specialisti in pneumologia. Non solo otorinolaringoiatria, parlavamo prima di dimagrimento. Il dimagrimento è importante, solo che purtroppo il dimagrimento dopo 6 mesi, dopo 8 mesi, nel 50% delle persone ritorna alle condizioni iniziali, quindi il problema viene solo rimandato. Ma parliamo dei neurologi, parliamo dei fisiologi, parliamo degli endocrinologi, oltre che di otorino e anche dei chirurghi maxillofaciale, perché no? Siamo con il dottor Gennaro Viesti, responsabile di pneumologia presso la Casa di Cura Villa Verde di Taranto, una lunga esperienza la sua nel settore, precedentemente al Santissima Annunziata, tanti episodi di vita vissuta, io dico in trincea, cioè in corsia. Ecco, l'evoluzione delle patologie polmonari, considerando appunto gli adeguamenti derivanti anche dalla tecnologia, dagli studi, beh, se poi contestualizziamo tutto con la situazione drammatica di Taranto, beh, il quadro è completo, purtroppo.
Il quadro è completo, purtroppo, dice bene. Io posso dire, più che l'evoluzione delle patologie, l'evoluzione della mia esperienza. Io vengo da un lungo periodo a Santissima Annunziata, dove mi sono sempre interessato di pneumologia, ma ero nel reparto di medicina, quindi un settore soltanto della medicina, e il tempo da dedicare alla pneumologia era più limitato, quindi un discorso meno specialistico. Poi sono passato alla Villa Verde con grande soddisfazione, anche se con grande nostalgia dell'ospedale, di alcuni colleghi, di alcuni contesti. Quindi la mia esperienza è questa: passando in un reparto assolutamente più specialistico, più settoriale, le patologie respiratorie a Taranto sono incrementati in maniera notevole. Ecco, ritorno a dire, non so se la mia esperienza personale, il fatto di essere in un reparto specialistico che mi fa sembrare i numeri molto più alti, quando parlo di patologie respiratorie parlo di patologie particolarmente importanti, parlo di patologie neoplastiche, parlo di patologie di insufficienza respiratoria che non ha meno importanza della patologia neoplastica, parlo di fibrosi polmonare che sono in notevole aumento. Sono tutte patologie che hanno una loro eziologia ben precisa, ma che possono essere, che trovano nei nostri lavori scientifici, nelle nostre riunioni, trovano tutte quante un'eziologia in comune con l'inquinamento ambientale. E mi piace ricordarla questa cosa, perché è una battaglia che personalmente, anche grazie a un gruppo di amici e di mia moglie particolarmente, stiamo combattendo tutti quanti. Ecco, dottore, un altro aspetto: lei sta coordinando questa seconda sessione del appunto corso teorico pratico aggiornamento sulle patologie polmonari. Sono delle iniziative importanti, perché permettono di mettere a confronto le varie esperienze, quindi, come dire, fare un po' tracciare il punto della situazione in un'ottica ovviamente di aggiornamento e di continuo, progressivo, incessante miglioramento. Assolutamente, assolutamente sì. La tecnologia, il tempo non passa inutilmente, occorre che ci si aggiorni sempre di più, che si lavori sempre in maniera molto specifica, assidua, oggi possiamo arrivare a patologie, a diagnosi e a terapie che sino a poco tempo fa noi non riuscivamo neanche ad immaginare. Eccoci in compagnia del professor Visaggi, Pietro Visaggi. Ci occupiamo dell'importanza della corretta diagnosi della tosse nelle scelte terapeutiche. Il professor Visaggi è il presidente regionale dell'AIMAR. E allora, professore, certamente la tosse è il primo segnale, può essere tutto e può essere niente, quindi comunque è una prima spia. Sicuramente sì, per troppo tempo la tosse è stata relegata a pastiglie o a sciroppi, come se fosse qualcosa da curare con le caramelle. È invece un sintomo importantissimo, che spesso è spia di patologie importanti, quali un tumore polmonare, la fibrosi polmonare, una polmonite, una bronchite cronica, l'asma o anche l'inalazione di un corpo estraneo, o anche cardiopatie. Quindi dal sintomo, anche inganna molte volte col reflusso gastroesofageo. Il reflusso, anche si parla durante la relazione. Certamente la tosse ormai è a un livello di valutazione molto importante, tant'è che nel 2006 sono uscite con CEST le linee guida per il corretto orientamento nella diagnosi e la terapia della tosse, proprio a firma di un gruppo di studiosi internazionali che hanno valutato il sintomo tosse, rivalutando l'importanza che esso ha nella diagnostica pneumologica. E quindi la tosse va ristudiata, proprio perché dalla tosse si può fare diagnosi di una serie di patologie che spesso poi, trascurandole,
riusciamo a non prenderle in tempo e quando arriviamo alla diagnosi potrebbe essere tardi. Basti pensare al tumore polmonare che se viene preso diagnosticato in tempo ha delle buone probabilità di guarigione, viceversa se la tosse viene trascurata e il paziente tossisce per mesi o anni, si arriva alla diagnostica anche di patologie importanti tipo la fibrosi polmonare quando il quadro è ormai irrimediabilmente compromesso. Eccoci con il dottor Mario Bisconti, ci occupiamo di patologie polmonari da droghe. Beh, purtroppo la droga al giorno d'oggi ha degli effetti devastanti e penetranti, soprattutto nei giovani, e chiaramente ci sono anche dei riscontri, delle ricadute a livello polmonare. Certo, queste sono patologie diciamo di recente, sono state recentemente scoperte, ma risalgono al 1950, però poi stanno diventando veramente un cavallo di battaglia, nel senso che come è diffusa la droga, i sequestri delle forze dell'ordine lo dimostrano, anche le malattie sono diffuse, solamente che sono poco diciamo diagnosticate perché il paziente tende a nascondere la sua abitudine voluttuaria, per ovvi motivi a noi noti. Le patologie interessano l'apparato respiratorio a tutti i livelli, interessano tutte, dalla pleura al parenchima polmonare, ai vasi eccetera. Per fare qualche esempio, diciamo, esiste l'asma bronchiale d'eroina, per esempio, per cui il soggetto una volta che ha inalato l'eroina va incontro a manifestazione asmatica. Esistono altre condizioni di infezioni polmonari provocate dai materiali utilizzati per somministrare la sostanza. Facciamo un esempio: nel momento in cui devono diluire una sostanza e iniettarsela, non vanno alla ricerca tanto facilmente della soluzione fisiologica che sia sterile, no, ma utilizzano l'acqua di rubinetto, utilizzano anche la saliva. Talvolta, dati di letteratura, viene utilizzata anche l'acqua del water, quindi possiamo immaginare come l'iniezione di queste sostanze inquinate da questi materiali, quali sono le problematiche cliniche che può provocare queste malattie. Altre condizioni, ad esempio, sono quelle dovute all'uso della marijuana, è ritenuta una sostanza diciamo di scarsa nocività per l'organismo, però se consideriamo che uno spinello corrisponde a 4-5 sigarette di tabacco quanto a catrame e a 15 sigarette quanto a materiale corpuscolato, possiamo immaginare come tutto ciò può provocare delle manifestazioni a livello polmonare che sono veramente diciamo di grandissimo rilievo. Questo per mantenerci a livello bronchiale. Se poi andiamo anche a livello dei vasi polmonari, a livello dei vasi polmonari si va addirittura a formare degli emboli, chiamiamo polmonari, che vanno, si formano anche dei granulomi a livello dei vasi polmonari che occludono le più fini diramazioni attraverso, noi li chiamiamo granulomi, e sono granulomi a colpo strano che vanno ad occludere le più fini diramazioni dando luogo poi a quella che è l'ipertensione arteriosa polmonare. Quindi è uno scenario notevole di queste manifestazioni che, ripeto, talvolta vengono sottovalutate perché il paziente non manifesta subito la prima domanda che lui fa uso di queste droghe. Questo. Dalla teoria alla pratica, da una serie di interventi, di relazioni in cui sono state affrontate varie realtà patologiche, i possibili rimedi, ora passiamo ad un'analisi più concreta. Parliamo infatti della gestione domiciliare del paziente respiratorio critico. Lo facciamo col dottor Emanuele Tupputi, il quale è il responsabile della unità operativa di fibrosi cistica e pneumologia territoriale di S2, nonché consigliere nazionale del SIP, Società Italiana di Pneumologia. E allora, dottor Tupputi, una volta che la struttura ospedaliera in alcuni casi magari ha dimesso il paziente, si tratta ora di gestirlo a domicilio, gestirlo a casa, e non è una cosa semplice. Sì, a parte che si parla tanto di integrazione ospedale-territorio, se ne parla, ma evidentemente non si è mai andato al cuore del problema. L'integrazione territorio-ospedale è una situazione molto grave che non è ancora stata risolta.
La dimissione dell'ospedale, dall'ospedale, programmata in tempo, deve essere riportata a chi opera nel territorio per poter mettere in essere tutte le condizioni per gestire il paziente a domicilio. Un paziente grave, polmonare, critico, non parliamo del vecchio BPCO che non ha nessun problema reale di assistenza, ma noi la pneumologia la intendiamo anche e maggiormente per i pazienti tracheostomizzati, ventilati, con portatori di PEG, cioè di nutrizione non alternativa, cioè praticamente da assistere a domicilio con un certo livello di cure, che hanno bisogno di ausili terapeutici, che non possiamo dimettere a domicilio senza che questi siano accompagnati da apparecchiature. E qui subentra il problema delle strutture che in molti casi non sono sufficienti anche per ragioni economiche, per varie situazioni. Bene. Strutture pubbliche intendo. Ebbene, io mi ricordo di aver partecipato a una consensus conference nel lontano 2012 ormai, dove un economista della Bocconi, esperto in politica sanitaria, ci disse: attenzione, la pneumologia sta andando allo sfacelo, stanno chiudendo, voi pneumologi non avete un futuro, trovatevi una nicchia dove posizionarvi. Beh, ebbene, la pneumologia non è solo ospedaliera, dove nell'ospedale va solo l'acuto che sta 3-4 giorni e poi viene messo a casa. Anzi, uno degli effetti collaterali è il ricovero ospedaliero. Quindi dobbiamo organizzarci sul territorio e mettere su delle sperimentare dei progetti interdisciplinari dove nessuno è leadership definitivo per gestire questi soggetti. Cioè, cosa significa? Dobbiamo interfacciarci con il medico di medicina generale, con il neurologo, con l'internista, con il fisioterapista, con l'infermiere esperto e tecnicamente preparato per mettere in essere tutti i bisogni che si avverano o si sviluppano nel corso della malattia. Terza sessione dei lavori, delle varie relazioni relative al corso teorico pratico, aggiornamento sulle patologie polmonari, e la giornata inizia con la dottoressa Maria Mesto, componente della pneumologia UTIR dell'ospedale San Paolo di Bari, ha relazionato sui drenaggi pleurici, indicazioni, controindicazioni e gestione. Beh, una tematica, un intervento davvero delicato. Ecco, vediamo un po' di analizzare la delicatezza della materia stessa. Allora, sicuramente la procedura è una procedura che certe volte salva vita. Ci troviamo spesso in situazioni di emergenza dove non c'è tempo da perdere, dobbiamo inserire un tubo di drenaggio per salvare la vita al paziente. Altre situazioni sono per fortuna più frequenti, sono invece situazioni dove dobbiamo ragionare, dobbiamo capire la diagnosi, dobbiamo fare la terapia ottimale, quindi anche lì comunque la rapidità e la competenza sono fondamentali per poter dare al paziente risultato migliore. Ci vuole una competenza sia diciamo così di preparazione ma anche di pratica, quindi fondamentale è diciamo l'affiancamento a medici esperti prima di diventare operativi in questa procedura, che è minimamente invasiva ma che comunque non è scevra da alcuni rischi che si possono minimizzare grazie sicuramente all'ecografia del torace, che è una metodica molto semplice e ci permette di posizionare il drenaggio lì dove vediamo che c'è il problema, e grazie anche a nuovi devices, dispositivi veramente innovativi, sicuri, con aghi atraumatici, che rendono la procedura insomma molto molto sicura, e quindi si può essere certi di non creare danni al paziente. E nella sua relazione ha fatto menzione di diversi tipi di pneumotorace.
Sì, certo, c'è il pneumotorace, quello primitivo, che può, spontaneo, primitivo, che può insorgere anche in soggetti in pieno benessere. La caratteristica è che non si riscontra una patologia né radiologicamente né clinicamente, e c'è una certa percentuale, un 10% di familiarità, e questi soggetti sono in genere anche con un fenotipo particolare, sono longilinei, però diciamo grazie a Dio e si risolve in maniera molto, molto rapida. Molto più complessi sono quelli secondari, cioè pneumotoraci secondari a patologie sottostanti, pneumologiche, dove invece il trattamento può non avere sempre un risultato ottimale, perché il parenchima del polmone e la pleura possono essere molto compromessi, e quindi lì ci vuole una gestione molto, molto attenta. Gestione delle cannule tracheali, un lavoro tra malato ed equipe, è l'argomento sul quale ha relazionato il dottor Antonio Castagnaro, fa parte della unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Fasano, ovviamente rientra nella ASL di Brindisi. Beh, parliamo di cannule, parliamo degli interventi tra virgolette invasivi, e quindi la necessità ovviamente di una certa delicatezza. Sì, certo, purtroppo il paziente generalmente broncopneumopatico cronico, ma anche neuromuscolare, nelle fasi avanzate di malattia sviluppa un'insufficienza respiratoria tale da dover poi approcciare in una valutazione appunto di tipo invasivo, per cui in questi tipi di malati è estremamente opportuno e necessario un'interazione tra quello che è l'ambiente ospedaliero di per sé e il territorio, quindi bisogna avere praticamente una preparazione molto attenta alla gestione di questi malati, sebbene poi di fatto dal punto di vista pratico una volta diciamo così, istruito il personale che va a mettere mani su queste persone, la manovra di per sé diventa molto semplice. Bene, si conclude qui il nostro speciale sul corso teorico pratico aggiornamento sulle patologie polmonari. Abbiamo ascoltato i vari interventi dei relatori, abbiamo intervistato i relatori sugli aspetti particolari più importanti di quanto da loro esposto. Beh, è certamente questo corso uno strumento importante per una crescita sempre maggiore, per far sì che il paziente, che poi è il destinatario finale, possa ottenere risultati sempre più soddisfacenti.